Buongiorno a tutti, benvenuti a Potenza di Cena, tutti voi. Un ringraziamento alla prestigiosa platea che ospite oggi, alle autorità che sono intervenute, a nome dell'amministrazione comunale di Potenza di Cena, dell'agenzia Map Communication, della River Tree e della fondazione Don Mario Filippetti che ha organizzato questo convegno di oggi. Un primo caloroso saluto va anche alla delegazione proveniente dalla città di Zazù, dell'Enanna. E vi do anche qualche numero, una breve presentazione su che cos'è questa regione. L'Enanna è una delle più popolose regioni della Cina, ha oltre 107 milioni di abitanti, quindi quasi due volte l'Italia. Ha 18 prefetture, 137 contee, 2455 comuni. Questa regione è considerata la culla della civiltà cinese ed ha rappresentato per 2000 anni il centro politico, economico e commerciale della Cina. Quattro delle grandi otto capitali storiche della Cina si trovano in questa regione, oltre a Zhengzhou, Anyang, Kaifeng e Luoyang, e sono molti i monumenti storici presenti, come le rovine di Yin, capitale dell'antica dinastia Shang, e il tempio Shaolin. Questa delegazione è quindi a Potenza di Cena, nelle Marche, anche con il benestare del presidente Xi Jinping, che è originario della regione di Yunnan, e è qui nelle Marche in questi giorni per l'ottica di cooperazione e di amicizia con questo territorio. In questo contesto ha un ruolo centrale lo sport. Infatti, insieme alla delegazione, è presente qui a Potenza di Cena una squadra di calcio giovanile che sta facendo delle partite di calcio, delle partite con all'interno del torneo Friends Cup, e i ragazzi stanno anche facendo le esperienze con alcuni tra i più importanti allenatori del nostro territorio. Inoltre, in questi giorni sono stati organizzati vari incontri istituzionali su vari livelli, sia con gli enti che con le imprese. Ieri, c'è stato il primo di questi incontri, la delegazione è stata ospite dell'Istituto Santo Stefano, che ha sede proprio nel territorio di Potenza di Cena, che è un'azienda leader in Italia nel campo della riabilitazione. Ringraziamo il presidente Mario Ferraresi che ha ospitato la delegazione. Nei prossimi giorni i nostri amici si confronteranno sui temi dell'alta formazione, dell'enogastronomia, del commercio, dello sport e questa occasione di oggi è appunto un appuntamento per parlare di possibili collaborazioni, di cooperazioni, innanzitutto a livello turistico, sportivo, ma anche a livello commerciale. Questo è l'appuntamento che speriamo possa essere un punto di partenza per una concreta collaborazione con la Regione di Milano. Prima di dare inizio ai lavori con tutti i relatori, abbiamo preparato i nazionali della Cina e dell'Italia. Thank you.
conoscete già, ma presentiamo la prestigiosa platea di elettori che abbiamo oggi, insieme al sindaco di Potenza di Cena, Francesco Acquaroni, Pamela Bora, assessore delle parti con delega commercio e industria, Moreno Pieroni, assessore al turismo, cultura e spettacolo della Regione Marche, il presidente del Confindustria Marche, Bruno Cucciarelli, il presidente della CNA Marche, Gino Sabatini, Giuseppe Mazzarella, presidente del Confartigianato Moda e membro del CTA dell'ITA, Mario Gallocchia, presidente di Map Communication e presidente della Fondazione Don Mario Filippetti, Flavio Colamini, rettore dell'Università di Napoli. Un breve saluto da parte di Mario Gallocchia che introduce i lavori della giornata. Sarò breve. Procura a favore della mia introduzione. Allora, sono saluti ma fortemente ringraziamenti. Devo ringraziare di questa visita che ci onora qui a Potenza di Cena, nelle Marche e in Italia. È da ieri che abbiamo avviato questo momento conoscitivo e ho detto che già tra noi è nata un'amicizia. Questa amicizia che dovrà proseguire con un invito che abbiamo già avuto di una nostra presenza, di una delegazione in Cina. Qui con me ho l'amico ormai Feng Sheng e ho anche Genzi che sono qua. Hanno molte idee, ma più che idee hanno interesse a far sì che la regione del Vietnam per la prima volta si presenta all'Italia, alla regione Marche, per aprire una serie di rapporti. La platea è fatta da persone che operano nelle istituzioni, nelle associazioni, a livello politico, ma fondamentalmente non avendo un tavolo rotondo ne serviva uno grande, ne abbiamo messo uno contro l'altro, ma non è il tavolo che ci separa. Grazie, grazie di essere qua. Grazie Mario. Prima di dare la parola al sindaco Francesco Acquaroni per il suo saluto, vediamo un video. Tra la delegazione cinese che da ieri è arrivata
contento scendere qua a Fucera con, diciamo, veramente uno spirito molto, molto importante. Il calcio come elemento di incontro per conoscerci tramite lo sport e accrescere appunto l'incontro tra due civiltà. Abbiamo subito apprezzato, da questo già lo conoscevamo, l'importanza della provincia che è qui rappresentata, la grandezza, le dimensioni molto importanti, ma anche la storia e la cultura che loro rappresentano. Una grandezza pari sicuramente a quella che è la nostra cultura, profonda in secoli e millenni. E questo credo che sia un'occasione che va sfruttata, perché quando due civiltà si incontrano è sempre un'occasione per un accrescimento, che essa possa partire dallo sport e possa arrivare però anche all'incontro tra le culture e le economie diverse, ma aperte a costruire qualcosa insieme. Il ruolo di Potenza Fucera è sicuramente un ruolo, come dicevo prima, di ponte. La nostra dimensione non è neanche lontanamente paragonabile a quella che Fengshen rappresenta per la provincia cinese e per la Cina, ma è sicuramente un elemento di congiunzione e di unione tra due territori. E siamo contenti che la platea, che ha risposto in maniera così numerosa, possa insieme a noi accompagnare un processo di incontro, di crescita, di amicizia e di sviluppo. Il calcio, ieri sera è terminata la prima giornata con una partita tra una rappresentativa di Potenza Fucera e una rappresentativa della provincia cinese, è per loro un elemento appunto di sviluppo molto importante. E il calcio è per noi invece anche un fenomeno sociale molto importante. Ecco, allora, partendo da questi presupposti, si possono fare anche altri incontri, si possono fare anche altri. Il calcio in Italia è anche economia, è un fenomeno sociale, è passione, è un elemento che sicuramente attrae chi non è italiano, chi non è europeo, verso un interesse. Non posso non ringraziare Francesco, Ugo e Mario per quello che hanno fatto insieme all'assessore Lofini in questi mesi. Un lavoro sotterraneo, molto spesso fatto nell'ombra, fatto per cucire tutta una serie di situazioni fino a costruire la partenza della delegazione l'altro ieri e poi che continuerà con la rappresentativa nostra che raggiungerà a novembre, credo, il 5 e 12 nella provincia di Vietnam, i nostri amici. Un ringraziamento particolare anche alla regione che ha dato fin da subito la sua disponibilità a supportarci. Oggi abbiamo addirittura la presenza di due assessori, Moreno Pieroni e Manuela Mora qui con noi, che ci supportano, sicuramente supportano tutta la comunità marchigiana verso una sfida di apertura e di crescita che è indispensabile per le prospettive. L'ultimo ringraziamento va alla delegazione che ci ha colpito per la profonda umiltà con cui ci hanno raggiunto, per la profonda disponibilità e per il profondo senso di apertura della comunità cinese nei confronti di quella italiana. È un'amicizia a cui noi teniamo fin da subito, perché quando c'è rispetto c'è l'elemento essenziale per poter continuare a frequentare, per potersi continuare a frequentare. E il rispetto che loro hanno dimostrato nei confronti di Potenza Fucera, delle Marche, la loro presentazione è l'elemento che più ci ha unito a loro. Grazie, passo la parola a loro per la conclusione. Grazie Sindaco, però ci sarà il saluto adesso di Feng Yanshen. Prima di ascoltarlo, un video sulla regione.
尊敬的意大利朋友，女士们，下午，上午，很高兴受市长先生的邀请，我们今天来到了马尔坦大区，帕坦查，皮辛纳市。 今天到这里来，带来一个小小的少年足球队进行一个体育的交流。 Questa volta la nostra presenza ha portato una piccola squadra giovanile, squadra di football calcio, e per una piccola scambio della cultura. 因为意大利也是一个足球王国。 Perché l'Italia è presente. Re, diciamo, paese del re del calcio. 通过足球的交流，是两座城市成为友好的朋友。 Tramite il calcio e quindi due città diventando amici così stretti, così amichevoli. 为我们今后的体育、文化以及商业的交流搭建一个友好的平台。 Sicuramente questa rapporto tramite il calcio possiamo costruire un ponte amichevole, interessantissimo tra le Marche e la Cina. Oggi è arrivata ancora moltissimi amici della
谢谢马尔凯大区各界的朋友。Grazie tutti quanti amici marchigiani。我们会通过这次友好的交流，搭建一个友谊的桥梁。Sicuramente, tramite questa incontro, noi possiamo costruire un ponte fra noi e Italia, una bellissima rapporto, una bellissima amicizia。为今后的交往。今后的共同的发展，共同努力。Quindi, noi sforziamo tutti quanti per la nostra amicizia, per il nostro obiettivo insieme. Quindi, lottiamo insieme, aggiungi obiettivo. 谢谢各位朋友。Grazie a tutti amici. Molte grazie per le bellissime parole che ci ha dedicato e a questo punto vorrei avere qua con noi il nostro amico che rappresenta la città di Missouri.
当然这些是背景，告诉大家是希望大家，我仅代表我个人和这个代表人，这个您看我怎么说，不能代表。这个我们欢迎大家过来我们郑州的商贸新城市，我们的茶馆，我们的茶馆，我们的所有的资源，我们的人口是很舒服的。Quindi io qua presento la governa cinese, come la soprattutto questa provincia, di chiedere a tutti quanti vieni nella nostra città, visitare la nostra città, la nostra azienda, nostra tantissima cosa, venire a trovarci nella nostra città. 然后商贸的事情是现在这样，是非常符合国际的潮流的这种商贸。然后我们说那个我们自己来的体育的事情，意大利应该有很多运动的品牌，我知道卡卡这个卡卡对是一个运动品牌。我们的足球人口，在中国的足球人口，现在体育就是中国的足球人口在今年增加。现在我们郑州市已经有100多所的足球专业的学校。今天来的这个。这次来的这支球队是我们的冠军队。quindi qua parlando di squadre di calcio, soprattutto il Napoli, in questa città, adesso la città dà molto importante il calcio, quindi soprattutto in questa città nasce tante scuole giovanili, squadre di calcio, quindi.所以在现在这个市场就很大，我们郑州的应该有10多万的足球学生。Questa è si presenta come una grande mercato in Cina, soprattutto la città. Ci sono 100.000 di studenti della scuola elementare, quindi anche della superiore, scuola media. Ci sono parecchi ragazzi.Interessa questo sport. Quindi anche il mercato del calcio in Cina con questo è sempre l'importanza. 然后我来之前，我们这个校园足球的相关的领导已经在欧洲很多国家进行考察，包括法国、德国、英国，包括我们出访的有好多团在西班牙的。Allora, responsabile della nostra squadra di calcio giovanile ha visitato diverse nazioni come Spagna, come Francia, quindi loro già interessavano questa cosa di calcio sport, sta visitando in Europa diverse città, diverse nazioni. Quindi, in squadra di calcio giovanile, noi siamo molto benvenuti, 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 molto benvenuti.一是为我们带来帮助，第二是共同进步。Dice sarebbe bello tramite questo calcio voi venire da noi, poi noi in modo entrambi cresciamo, arriviamo a un obiettivo comune. 包括来之前我跟国际米兰的那个。那么大概的情况就这样了，大概情况就是大家汇报一下昨天比赛的战绩，我们是三输给了波兰达施打的球队。Grazie a tutti.
previsto, ma ci sembra che abbia detto cose molto interessanti. A questo punto passiamo la parola all'assessore, l'assessore delle Marche. Grazie. Buongiorno a tutti, saluto il sindaco di Villa Cerchiana, Francesco Acquarosi, presidente di Camera di Marche Graziano Battista, presidente di Confindustria Marche Bruno Bucciarelli, di CNA Giulio Sabattini, il collega Moreno Pironi, il presidente di Confindustria Moda Giuseppe Mazzarella e il nostro rettore dell'Università Unica Fabio Corradini. E do il benvenuto al rappresentante della delegazione cinese Feng Yangsheng e a tutti voi che questa mattina siete intervenuti. Ringrazio per l'invito, ci tenevo davvero molto ad essere presente per portare il saluto del Presidente della Regione Luca Ceriscioni. Della Repubblica Popolare Cinese sono consolidati. L'origine di questi rapporti risale all'inizio degli anni 90, in particolar modo a dicembre del 91, quando fu firmato un accordo tra la Regione Marche e la provincia di Shandong che ha dato avvio a un bellissimo gemellaggio. Attualmente la Regione Marche ha instaurato dei stabili rapporti istituzionali tra la provincia di Shandong, dell'Hunan, e tra le città e quelle città metropolitane di Pechino e di Dalian. Numerosi sono i settori di collaborazione, a partire anche dalla sanità. Ricordo ad esempio che nel 2014 sono stati oltre 100 i professionisti cinesi che sono venuti nelle nostre aziende ospedaliere per fare delle bellissime esperienze formative. Importante è stato anche per la nostra regione l'accordo sul waste management. La visita del presidente Ceriscioli ad aprile scorso è proprio la testimonianza che anche questa nuova giunta crede molto nei rapporti istituzionali tra la Regione Marche e la Repubblica Popolare Cinese. La Cina è stata nel 2015 il nono paese per esportazioni, ma è interessante soprattutto rilevare che se i dati dell'import sostanzialmente confermano il trend nazionale, invece sul fronte dell'export c'è stato un incremento di oltre il 13%, e questo testimonia che per noi la Cina rappresenta un partner istituzionale e commerciale davvero maturo. Pensate che quell'accordo di cui vi parlavo prima, quello del waste management, ha portato qualcosa come 10 milioni di euro di export, e ricordava prima anche Mario, numerosi sono i settori su cui noi intendiamo investire, ad esempio il turismo, poi ne parlerà la collega Pironi, ma anche il calcio, piuttosto che la formazione e ovviamente il commercio. Concludo con una breve riflessione. Io credo che il compito della politica sia sicuramente quello di favorire e consolidare i rapporti istituzionali e commerciali. Per noi la Cina rappresenta sicuramente uno dei partner più importanti, più strategici, nei quali crediamo profondamente. Grazie davvero molto per la vostra attenzione. Grazie per la parola, passiamo la parola a Moreno Pironi, assessore al turismo, alla cultura e alla geografia. Intanto buongiorno a tutti, ringrazio anche Moreno perché ha fatto lei tutti i saluti per parte di tutti, quindi merita di ritornare sui saluti, ma
grazie per la presenza, lo voglio fare ai rappresentanti della delegazione cinese di Zhengzhou, che oggi sono qui e stanno qui per alcuni giorni a supportare, a come dire, creare quell'ulteriore rapporto tra Marche e la Cina, e soprattutto con una regione così importante come quella di Henan. Sicuramente come Regione Marche noi siamo attenti sempre più a creare questi rapporti con questa grandissima nazione, importante nazione che è la Cina. Questi rapporti che ormai sempre più si stanno consolidando, ma che io credo possono oggi partire anche da quello che è come dire, il momento che accomuna tutti, e cioè in questo caso lo sport. Allora essere qui a Potenza Picena insieme a tutti i soggetti, oggi vedo qui una platea di soggetti che sono a 360 gradi, quindi questo il merito va sicuramente a Mario, che è riuscito a creare questo convegno, questa iniziativa per un saluto, ma oltre che per un saluto anche per un momento di riflessione, e per quello che mi riguarda riflessione collegata al turismo e alla cultura. Ecco, io sono sempre più convinto che e la giusta intuizione del Presidente Cevicioli è stata quella di collegare turismo e cultura in un unico assessorato, perché questo permette di valorizzare anche uno scambio internazionale, in questo caso con questa grande nazione cinese, queste potenzialità che la Regione Marche possono mettere a disposizione e quindi far conoscere queste bellezze. Allora è chiaro che come assessore al turismo e come assessorato al turismo, ma come Regione, noi saremo pronti a fare una serie di investimenti utilizzando fondi europei per far conoscere a questa nazione, a questa grandissima nazione, le bellezze e le opportunità che venendo nella nostra Regione Marche possiamo mettere a disposizione. E sono convinto che questi momenti, che possono essere momenti importanti, questa 4 giorni qui a Potenza Picena lo saranno, sempre più servono a tutti noi per meglio conoscerci, per capire quali sono le opportunità ma anche le differenze che queste nostre nazioni hanno. E credo che una volta creati questi rapporti, che sono sempre molto importanti dal punto di vista personale, sicuramente anche scambi come quello che oggi avvengono, questi che vengono oggi qui a Potenza Picena e nelle Marche, saranno sempre più alti, e sicuramente da questo scambio che è collegato allo sport possiamo anche arrivare, sicuramente arriveremo anche a scambi belli più importanti, commerciali, sociali e quant'altro. Ecco, io veramente ringrazio Marco e Mario Carlocchia, che ha permesso a tutti voi veramente di condividere questo momento che a mio avviso avvicina due grandi nazioni e naturalmente avvicina la Regione Marche alla Regione Viena. Se noi riusciamo a continuare, perché la difficoltà vera è questa, continuare a mantenere questi rapporti, sicuramente noi daremo ai nostri concittadini marchigiani, noi, ai vostri concittadini di Henan e di Zhengzhou, sicuramente opportunità di conoscerci, di avere anche scambi commerciali, per far sì che in questo momento, dove nel mondo ci sono tantissime difficoltà, possiamo essere un piccolo momento per cominciare a ridurre queste grandi difficoltà. Quindi grazie veramente a tutti voi, sicuramente un grazie va al sindaco di Potenza Picena, che ancora una volta ha messo la propria città a disposizione di un progetto ben più ampio che va fuori dai confini del territorio di Potenza Picena, e un grazie va alla delegazione di cinese che è qui con noi, e sicuramente, anzi questo sono certo, andranno via con una, come dire, un senso di positività, perché nelle Marche si vive bene. Grazie e buon proseguimento. La Regione Marche ha un dono da dare alla delegazione cinese, quindi l'assessore Maragone e l'assessore Pieroni lo consegnano alla delegazione cinese.
anche da parte della, anche da parte dei nostri amici per la regione di Piacere. Il dono verrà consegnato alla Regione, al Presidente della Regione Luca Cecconi, in giunta questo lunedì. Quindi ringraziano gli assessori Bora e Pieroni, i nostri ospiti cinesi, per il bellissimo dono. Settore dell'abbigliamento, strumenti musicali, meccanica
e soprattutto il distretto della calzatura marchigiana. Prima era presente il presidente di Confindustria Fermo, ma c'è il presidente regionale che saluto di Confindustria. Veniamo dal MICA di Milano, che è una manifestazione turistica delle calzature a livello mondiale, dove senz'altro, anzi garantisco, erano presenti operatori e produttori cinesi. Ecco, il settore della calzatura è un settore che è leader per il Made in Italy nel mondo, e in questo senso abbiamo rapporti collaborativi con la Cina e anche senz'altro con la vostra provincia, e abbiamo operatori anche cinesi che operano in questo territorio, che si sono insediati in questo territorio come operatori, come imprenditori delle marche, italiani delle marche, che hanno instaurato rapporti di joint venture con altre aziende cinesi. Quindi esiste questo scambio commerciale e questo scambio anche di conoscenze, che è corroborato, poi ci dirà meglio il magnifico rettore più tardi, che è corroborato anche da un apporto culturale che è sempre di fondamentale importanza. Abbiamo sentito di culture millenarie che solo se capite reciprocamente, solo se trasmesse reciprocamente, diventano elemento di ricchezza, e non è in questo il mondo universitario senz'altro può svolgere un ruolo primario. Ecco, io sono convinto che questa iniziativa senz'altro porterà un ulteriore contributo a queste collaborazioni di cui ho parlato, e ho apprezzato molto il suo intervento, perché ha ripetuto molte volte la parola amicizia, che è un elemento fondamentale che forse per i tempi che viviamo non ci dobbiamo mai stancare di ripeterla, perché è la chiave di volta di tutti i rapporti, e anche soprattutto quello dello sport. Noi sappiamo di manifestazioni sportive che hanno aperto discorsi impensabili su altri fronti a livello mondiale, quindi bene questo canale, ancora complimenti a chi l'ha ideato, bene questo canale, perché sappiamo che ha sempre funzionato, perché poi nel campo, nello sport, si compete realmente, ci si combatte in maniera estremamente reale, e alla fine insieme ci si complimenta. Quindi abbiamo scelto, è stata scelta la strada giusta, abbiamo avuto qui le autorità regionali, abbiamo le autorità regionali che sappiamo stanno nel socco, il sistema camerale farà altrettanto per quanto riguarda di competenza, e soprattutto ci aggiungo io, le associazioni di categoria, Confindustria, CNA, Confartigianato e quant'altro, che possono svolgere un ruolo di raccordo tra questa miriade delle imprese e la realtà di un paese grande, importante. Abbiamo sentito numeri per noi che veramente sono enormi, ma è là che noi intendiamo lavorare, aumentare e migliorare i rapporti. Quindi ringrazio nuovamente la delegazione, e la ringrazio di nuovo proprio per questo taglio di amicizia che lei ha dato e che noi condividiamo totalmente, e siamo certi che da qui partirà un ulteriore impulso ai rapporti tra l'Italia, la Cina, la provincia di Henan e le Marche. Grazie. Grazie Presidente Di Battista. Ascoltiamo il Presidente di Confindustria Marche, Bruno Buccarelli. Buongiorno a tutti. Permettetemi di salutare in primis il Sindaco che ci occupa in questa meravigliosa sala, e alcune riflessioni, e anche ringraziare anche tutti gli altri tutti presenti, che poi nel mio breve intervento non ce l'ho. E mi vengono in mente in questo convegno alcune parole chiare. Innanzitutto amicizia, sono andato fuori tante volte, e l'amicizia con Mario Carrocchia, che mi ha voluto qui in quanto rappresentante degli industriali.
industriali del Marche, e dagli industriali del Marche arriva un caloroso saluto ai rappresentanti e amici della provincia di Henan e del proprio segretario politico Feng Jianxian. Altre parole chiave: tradizione, cultura non possono non legare la Cina con il nostro paese, e quindi per questo Confindustria ha voluto partecipare in massa con il proprio presidente di Macerata, Zattarini, e il suo direttore, il proprio presidente di Fermo, Melchiorri, con il suo direttore e il sottoscritto che rappresenta appunto la Confindustria Marche. Ringrazio le altre categorie di lavoratori, ringrazio l'università che ha voluto essere presente con il suo magnifico rettore, e quindi siamo presenti in massa proprio perché sappiamo quanto è importante la Cina per il nostro futuro, per il nostro futuro delle nostre aziende. È vero che noi, alcuni numeri, esportiamo come Marche la maggior parte dei nostri prodotti verso l'Europa, e esportiamo verso l'Europa il 61,2%, e ahimè la Cina ancora non ha questi numeri così importanti. Ma sono certo che questi incontri, e ringrazio ancora gli organizzatori, e soprattutto la via dello sport, altra parola chiave, determinante in questa giornata, collegherà e collegherà ancora di più la Cina con l'Italia. La Cina è un paese troppo importante per noi, oltretutto non può venire meno il fascino di tutti i prodotti belli e ben fatti del nostro paese, e credo che ci siano delle opportunità per i cinesi di apprezzare sempre di più il nostro paese, la nostra cultura e i nostri prodotti appunto belli e ben fatti. E con questo augurio che io direi il mio intervento, dicendo che Confindustria, come neanche le altre associazioni di categoria, certamente è completamente a disposizione per, anche con la forte collaborazione della Regione che crede molto nel progetto di internazionalizzazione che sta portando avanti Confindustria nel suo complesso. E quindi è con entusiasmo che accogliamo questa delegazione e vogliamo stringere, concludo con la parola chiave con la quale ho cominciato, amicizia, questo mio intervento. Grazie ancora. Grazie Presidente Luciani. Vuole approfittare della vostra presenza l'amministratore della Rivertree, Tree, uno dei rappresentanti della delegazione cinese, Wu Shen, e vi passiamo un attimo la parola per il suo intervento. Intanto
altro vorrebbe sottolineare perché noi vediamo le nostre imprese in questa luce di Hunan. 因为我们我家的祖籍是我们河南人，同时他跟我的姥爷一样都是来自河南南阳。 Perché il presidente attuale si sta dicendo lo stesso come mio nonno, lo stesso nostra cittadina di Hunan. 然后第二个是我们的国家的总理，曾经也是在河南这个地方去任职。 河南省是中国人口第一大省。他们拥有丰富的消费市场。河南省也是一个上千年文化的地方。 同时，我们国家的政策现在是鼓励河南这个地区的发展，投入了大量的精力和优惠的政策，来希望我们这个地区能够更好的发展。 Questa volta il nostro obiettivo è venuto qua anche per
esiste la partita di questi ragazzi, noi abbiamo una coppa del sindaco della nostra città, cioè una coppa proprio del sindaco, la partita del gara ogni anno, quindi anche questo è un progetto, sarebbe bello poter portare a nostra questa coppa di gara del pallone anche con la vostra collaborazione. 我们希望在这个过程中，能够来看到意大利先进的一些足球的技术和文化，能够让两个国家足球领域的比赛、赛事和训练体系能够有更好的交流。 第三个项目是我们的教育项目。La terza punto riguarda l'educazione。我们河南省因为是人口第一大省，同时我们有非常多的学生。La nostra provincia è molto popolare, quindi abbiamo quantità di studenti。就每年从高三毕业的学生进入大学的学生就有100万。 这边我们有许多意大利的艺术文化的非常好的院校。对，意大利其实有很多，como scuole d'arte, scuole di college molto interessanti。我们希望能够通过这样的交流，能够让我们意大利的院校也能向我们河南的学生开放。 Io spero che la nostra scuola, la nostra università, possa aprire porta verso gli studenti della nostra provincia. Perché la qualità di studenti della nostra provincia è molto alta. Perché il presidente della provincia di Hunan, questa è una nostra azione, no? 第四个就是我们的文化项目，就是文化和旅游。Poi riguardo la cultura, turismo, anche questo è un lato importante da studiare. 河南是中国拥有上千年文化历史的一个大省，也是曾经中国历史上的中心。Hunan è una cultura, tradizione molto antica, anche centrale nell'antica società, un centro culturale, quindi questa città presenta anche nell'antica società delle culture importanti. Invece tre più importanti capitali del periodo antico, tre si trova Hunan. 其中我们非常熟悉的登封的少林寺，也是在河南郑州。Quindi sicuramente quello più notato Shaolin Kung Fu che abbiamo parlato prima e si trova proprio in questa provincia, la scuola di Shaolin importantissima in Cina。同时，我们的马尔代夫也是一个非常风景优美的地方。 两个国家有非常两个地区有非常多的相似点和文化的一个共同点。希望能够通过我们的一些交流，能够建立起一个艺术旅游的这样的一个桥梁，让两个国家的人民、两个地区的人民能够经常相互的互补旅游。 Spero possiamo costruire un ponte in modo da due province si può scambiare cultura, quindi riguardo il turismo, visitare la Marche, visitare la bella
第三个就是我们医疗的，因为我们知道意大利的医疗体系在世界排名前三。 Vesto anche la carica per la delega internazionale
rappresentazione di una grande associazione di artigiani, di artigianato, e anche per loro, anche per questa, porto i saluti dei miei presidenti. Io faccio veloce perché ci sarebbero delle tante cose, ma penso che questo sia più un convegno dedicato a incontrarci, a conoscerci, a presentarci, a ospitare un paese che credo che nei prossimi anni potrà essere uno di quei paesi che, anche se voi in Cina dite il 6% di incremento del PIL, è un numero così abbastanza mediocre, magari fosse in Europa ogni anno un aumento del 6% del PIL. Per cui io credo che per l'Italia e per il nostro sistema paese sia essenziale lavorare anche sul mercato cinese. Stiamo studiando un progetto, il governo italiano sta investendo solo attraverso dice, noi nel 2017 l'Italia adesso dice investirà circa 20 milioni di euro per la promozione dei prodotti italiani all'estero e anche per l'attrazione degli investimenti dalla Cina verso l'Italia. Perché? Perché l'Italia ha tanto da dare, sia dal punto di vista della cultura. L'Italia nel mondo ha il 60% sul totale dei beni culturali al mondo, il 60% è l'Italia, a partire dal Colosseo fino ad arrivare a Potenza di Cena con le nostre splendide ville e i nostri paesaggi. Quindi, che dire, noi siamo disponibili anche per quello che concerne la parte sistema Italia, sistema industria, essere capaci insieme alle associazioni, qui sono presenti i colleghi di CNA, di Confindustria, di Confartigianato, praticamente tutto il mondo dell'imprenditoria italiana. L'Italia è famosa nel mondo perché è l'unico paese ad oggi, nonostante la crisi, che ha dimostrato con un sistema di micro e piccole imprese. Noi siamo famosi anche per questo, siamo famosi per la Ferrari, siamo famosi per la Fiat, siamo famosi per i più grandi, importanti brand, che molti non sono più italiani, ma sono rimasti italiani brand, Gucci, Armani, Prada e via dicendo. Ma ci sono tanti brand, Louis Vuitton, Christian Dior, Chanel, che vengono a produrre in Italia per il più famoso marchio al mondo che è l'Italia. Quindi, che dire, credo che in tutto questo che sto dicendo ci può essere sicuramente materia per costruire un percorso che sia culturale, che sia turistico e così anche industriale. Abbiamo la capacità di poter dare e fare ancora ad oggi tante cose che permettetemi un po' l'orgoglio, la presunzione, ma penso ben applicato, in altri paesi non si trova. Noi abbiamo questa forza data dalle nostre imprese, data dalla nostra voglia di fare, e attualmente devo dire che anche con quello che stiamo mettendo in campo a livello governativo, a livello di politica, possiamo dare dei presupposti di un futuro che mira a una ricostruzione di un paese che ha attraversato, come gli altri paesi europei, una crisi importante. D'altra parte, nel 2008 anche i grandi paesi come il vostro hanno attraversato una crisi che secondo me sta vedendo una luce di auspicio positivo. Vi ringrazio ancora, qualsiasi cosa io vi metto a disposizione per un proseguo del business e anche dei rapporti con il vostro paese, il nostro. Non mi riferisco a Potenza di Cena, ma grazie all'Italia. Grazie per l'attenzione. Questa è la parola a Gino Sabatini, presidente del CNA. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco, buongiorno al rappresentante cinese Feng Yangcheng. Detto bene, grazie a tutta la delegazione. Noi come sistema associativo della piccola e media impresa artigianale abbiamo anche qui il presidente amico di Macerata, Giorgio Liliani, e i nostri artigiani della moda che hanno rappresentato anche in Cina con i loro abbigliamenti in un progetto Xiaomi, con il
governo cinese nei scorsi anni. Due numeri per essere pragmatici, come ci ha ricordato il progetto cinese. Noi possiamo, negli ultimi 4 anni siamo passati con un aumento di esportazioni in Cina dell'88%. Questo valore ce lo dà la nostra manifattura e il nostro saper fare. Ritornando alle parole che hai detto poc'anzi, so che lunedì sera vi è una cena, mi faccio carico di portarti qui il presidente della Federazione Gioco Calcio del Marco, il dottor Cellini, con lui potrete dialogare e portare avanti un progetto sul mondo del calcio con la Federazione Gioco Calcio delle Marche. Questo lo si è fatto anche per la pallavolo, con un progetto che è partito 6 anni fa, dove vi è un torneo internazionale nella provincia di Ascoli Piceno, con la Serbia, l'Olanda, la Germania, l'Italia e la Francia. Potremmo fare la stessa cosa nel mondo del football e del calcio. Sul fondo del calcio noi abbiamo anche delle aziende che lavorano, sono leader a livello mondiale insieme alla Nike, all'Adidas e alla Puma, che è la pantofola d'oro di Ascoli Piceno, e da poco hanno aperto anche dei negozi online con degli uffici in Inghilterra, a Londra, che hanno più street, e potremmo farvi dialogare con loro per sviluppare anche il mondo della calzatura sportiva per i ragazzi. Per quanto riguarda un'altra particolarità che sicuramente voi sapete, a Pechino, proprio da pochi mesi, c'è stato il campionato mondiale di scienza e ricerca, dove un gruppo di ragazzi italiani ha vinto il primo premio su un progetto di un bastone robotico per gli anziani, e voi stessi avete dato il primo premio a una delegazione di ragazzi italiani di una scuola di studio tecnico industriale Enrico Ferri di Ascoli Piceno, ha avuto da parte vostra il primo premio che il nostro presidente della regione ha poi dopo completato con la visita fatta proprio in Cina pochi mesi fa. Per quanto riguarda la parte sanitaria, noi abbiamo delle aziende a livello mondiale che hanno degli insediamenti nei nostri territori, hanno come la Pfizer e tante altre, ma abbiamo anche aziende artigiane che lavorano sul mondo delle analisi, delle strumentazioni per le analisi chimiche che potremmo mettere in contatto con voi. Come sistema CNA abbiamo anche la parte, diciamo, della cultura, abbiamo aderito al progetto con Matteo Ricci in questi anni, la Regione Marche ha portato avanti con il Salone dell'Expo di Shanghai, il progetto Matteo Ricci, noi eravamo dentro con le nostre aziende. Per quanto riguarda la nostra associazione, Dani lavora con imprese cinesi. Alcune imprese cinesi sono associate alla nostra associazione, la CNA Marche, e con loro stiamo sviluppando dei progetti per poter lavorare nel nostro territorio. Perciò sono felicissimo che la provincia dell'Enaina, che ha dato i Natali al presidente che ci ha appena riferito, siamo anche felici di poter dare il nostro supporto a eventuali progetti con la vostra provincia. Siamo contenti che la vostra provincia ha dato la possibilità, come ci avete detto, di avere delle zone free in montagna e di avere meno difficoltà con le dogane per i vari lavori. È una delle problematiche più forti che noi abbiamo avuto in questi anni, i rapporti con le dogane, perciò le parole che ci hai detto, che avete reso libero un rapporto commerciale anche su quel mondo delle dogane, dà la possibilità a noi di sviluppare ancora di più l'amicizia che da oggi e nei prossimi anni porteremo con la provincia dell'Enaina e con tutti i vostri rappresentanti. Perciò grazie a tutti voi, grazie a Po che sei venuto qui e grazie a Mario per quello che ha fatto. Grazie. Senti, tu hai dovuto fare un gol finale per lunedì sera portandoci a cena e ho invitato a tutti che non viene, poi sapete come la penso, lunedì sera all'Horizon per assaggiare tutte le nostre specialità, quindi invito i presidenti di tutti i gruppi.
Liguria, Macerata, Cenea e di Fermo ad essere presenti. Questo gol ci fa molto piacere, penso che faccia piacere anche alla delegazione di avere un'altra figura importante nel mondo del calcio. Ora passo la parola all'amico, ma forse di più, che devo ringraziare perché lui ha rappresentato la possibilità di creare un rapporto imprese e università, perché questo mi viene con emozione, perché senza di quell'uomo là la scuola, l'International School, non poteva nascere. E questa è la competenza che c'era, avere degli studenti con la loro storia, la loro cultura, questo scambio che faremo sarà per noi proprio l'inizio di un ulteriore processo, ma già concreto, perché fra un mese noi riceveremo i vostri giovani e sono sicuro che saranno splendidi. Davvero molto onorato di questa amicizia, ringrazio il nostro amico il sindaco che ci ospita, l'amico Mario e tutti i partecipanti dall'una e dall'altra parte di questo tavolo, perché molto di quello che dirò sono attività e azioni che stiamo facendo congiuntamente. La mia università lavora sempre unendo il territorio tutto e portandolo nel mondo. Questa è una strategia che ormai abbiamo da 5 anni in 50 paesi al mondo, in Cina in particolare. Ad oggi nella nostra università, che ricordo essere un'università molto storica, festeggeremo il mese prossimo 681 anni di storia. Questa è ovviamente per me anche una grandissima opportunità per invitarvi a visitarci e se volete io prendo quando volete l'aereo e vengo a visitare voi. Perché per fare delle cose bisogna conoscersi bene, bisogna conoscere le culture dei diversi paesi e bisogna farlo insieme, perché se non lo facciamo insieme, giocando di squadra, considerando che parliamo di sport, i grandi progetti non si possono fare. Solo così si possono fare grandi progetti, mettendosi a disposizione e costruendo delle grandi idee insieme. Quindi se venite mi fa piacere, ma se mi volete insieme a questa delegazione non mancherò di partecipare, di questo potete essere certi. Abbiamo ad oggi 150 studenti di questo paese, continente meraviglioso come la Cina, più o meno distribuite in tutte le province, però c'è una grandissima provenienza dalla provincia di Jilin. Abbiamo, poi vi dico perché, e molti di questi ragazzi scelgono le biotecnologie nella nostra università. Abbiamo così cominciato, ne abbiamo tanti nella nostra università, mi fa piacere ricordare però un'altra azione che stiamo svolgendo con nostra grandissima soddisfazione, in Cina la mia università fa un corso di laurea, là. Quindi a volte sono i giovani a venire qua nelle Marche a studiare, a volte siamo noi ad insegnare là. Sono oramai 3 anni che abbiamo questa esperienza, là abbiamo oggi 100 studenti cinesi iscritti nel nostro corso di laurea in biotecnologie, ho recentemente firmato l'estensione dal 2000 al 2024 nella nostra presenza nella provincia di Jilin, città di Changchun. Quello che vi dico è trova completa disponibilità ed apertura
nel farla nella vostra provincia, qualora naturalmente abbiamo competenze forti da mettere a disposizione. Questi 150 ragazzi che sono qui oggi sono a disposizione delle nostre imprese e delle loro associazioni di categoria. Abbiamo un progetto a partire da Confindustria Marche, ora nelle territoriali con Confindustria Macerata, e stiamo estendendo il rapporto anche alle altre associazioni, per l'inserimento graduale di ragazzi cinesi e madrelingua cinese nelle imprese marchigiane, con grandissima soddisfazione. Vari di questi sono già assunti qui nelle Marche, nelle nostre imprese, altri transitano poi attraverso i nostri imprenditori di nuovo in Cina e sono degli eccellenti ambasciatori di conoscenza di questa tradizione e cultura verso il vostro paese. Questo è un progetto che costa 0 euro. Solo la grande volontà e l'amicizia di collaborare tra questi due paesi attraverso l'università, ovviamente. Con la BCG Institute of Technology abbiamo invece un rapporto di scambio di docenti, di ragazzi sul dottorato di ricerca. Mentre prima parlavo di laurea, qui parlo di dottorato di ricerca e stiamo facendo degli importantissimi progetti finanziati o dal governo cinese o dalla Commissione europea per quanto riguarda le neuroscienze. Sono veramente molto molto forti, molto bravi. Stiamo coinvolgendo naturalmente la nostra facoltà di farmacia e progetti di automazione industriale. Abbiamo un software che servono per automazione industriale che abbiamo già sperimentato nelle nostre imprese regionali, solo per fare un esempio, la nuova Simonelli che produce macchine da caffè è completamente automatizzata con questo software che abbiamo sviluppato insieme. Ed è un software studiato in maniera modulare per sostituire le aziende con le visite dei musei, per esempio, lo stesso software, o per altre situazioni, sicurezza negli ambienti di lavoro, dove mettiamo i modulini e dove controlliamo, lì si può utilizzare. Questo è almeno per quanto concerne la mia università di grandissima soddisfazione, ma spero anche per la controparte cinese. Per quanto concerne lo sport, ho sentito spesso parlare di sport, ma passiamo un po' dalla tecnologia allo sport. Al momento le principali competenze che abbiamo a disposizione riguardano sempre gli aspetti del farmaco e dei prodotti della salute e la biologia della nutrizione. Abbiamo laboratori di nutrizionistica, stiamo monitorando l'UMEVOLEI, ad esempio, la mia università, stiamo monitorando altre squadre di football locali, vari atleti che sono stati a Rio sono stati guardati, monitorati dai nostri ricercatori. Principalmente è il monitoraggio della situazione corporea, della alimentazione, delle performance dei nostri atleti. Anche su questo, piena, completa, incondizionata disponibilità ai nostri amici cinesi. C'è un'altra questione che ho sentito menzionare più spesso dal Presidente, dai collaboratori, ma anche da quanti mi hanno preceduto, che riguarda l'attrattività e le questioni di agroalimentare, in particolare la tradizione. La Cina è un paese meravigliosamente interessante. Ed ha una velocità di cambiamento incredibile. Pochissimi mesi fa, ero a Shanghai, in una riunione, in un incontro molto simile a questo, ma come dire, nell'altra parte del vostro paese. E c'era un gruppo molto grande imprenditoriale che ci aveva chiesto di parlare di disagio.
Ora si parla di design non solo nel nostro paese, in tutto il mondo, evidentemente il brand italiano ha un suo fascino e di questo ovviamente dobbiamo essere. Nella slide che questo imprenditore cinese, nella prima slide c'è una frase che riassume la grande volontà di cambiamento di questo paese e c'è From Made in China to China Made. È estremamente significativo, ribaltando semplicemente quei termini, questo fa capire che non si vuole solo imparare quello che succede altrove e l'apertura della Cina a capire che cosa succede nel mondo, ma si vuole crescere insieme. E questo è estremamente importante. Come di fronte a un'apertura di questo genere non essere pronti a mettere a disposizione la propria conoscenza? Allora abbiamo portato, oltre il design, ma in particolare Chang'an era interessata all'eco-design. Bruno, quando ho detto che Lucia, Pietro, Milosco, tutti questi sono andati lì. Francesco Dorado di Francia, no? Tutti i professori che fanno tessile, tutti lì li abbiamo portati. Non solo design, ma eco-design. E questo eco lo dico perché la Cina sta guardando all'ambiente con un interesse particolare. Ci hanno chiesto di fare progetti di rivisitazione degli edifici pubblici privati in ottica di risparmio energetico e cogenerazione di energia. E lì ci siamo portati dietro naturalmente la Federica Ottoni e tutto quello. Su questo anche abbiamo tecnologia interessantissima da portare a mettere a disposizione per rivedere tutta l'urbanistica che volete voi. Punto ultimo e parte della conclusione. Le questioni. Io ti lascerei tutto il pomeriggio perché vedo dei progetti che sono di alto profilo, vedevo anche Ugo e gli altri che chiaramente condividevano in pieno e davano questo senso di concretezza che oggi noi vediamo con questo incontro. Grazie. Allora, ancora una volta, vedete, sono degli spot, ma potremmo parlare a lungo e ripeto ancora una volta, incontriamoci ancora e dove poter dettagliare meglio e capire. Io sto cercando di fare una panoramica e dare la disponibilità e poi dopo approfondiamo naturalmente tramite questo gruppo che si è venuto a creare. La questione del lavoro di dettaglio, anche questo è un termine che ho sentito e abbiamo sentito più volte. Quando si parla di agroalimentare, come in Cina, mi dicono come facciamo a discutere sulla qualità dell'agroalimentare. Le Marche, non a caso, sono la regione più longeva d'Europa, perché si vive bene in un ambiente pulito e si mangia bene. Abbiamo uno stile di vita meravigliosamente interessante. Allora, su questo anche, vi dico, la persona con cui stavo, lo dico perché magari potrebbe essere interessante per noi, è l'onorevole Pidetti, ex presidente della Camera. Va bene, molto attiva nei rapporti Italia-Cina, ero con lei in quell'occasione e abbiamo parlato di design e di agroalimentare. Anche sull'agroalimentare si può ragionare in maniera molto vicina, perché abbiamo imparato tante cose. Allora, intanto abbiamo imparato a far crescere prodotti di grande qualità e a studiare prodotti di grande qualità. Quando parliamo di lenticchia, quando parliamo di yogurt, quando parliamo di formaggio, quando parliamo di insaccati, sono tutti uguali? Evidentemente no. Ci sono dei prodotti che sono più nutricentrici, prodotti che sono meno nutricentrici. Certi prodotti che abbiamo noi hanno strepitose proprietà antiossidanti che interessano molto, proprietà che interessano molto ai nostri amici cinesi. Quando si parla di trasformazione di comunità,
esempio di una di trasformazione di prodotti con aggiunta di proprietà studiate, certificate, brevettate dai nostri ricercatori microbiologi, che riguarda probiotici. Li ho usati anche voi perché li ho visti nelle farmacie, ma noi mettiamo nei prodotti non solo dentro lo yogurt, ma lo mettiamo dentro gli zaccati, dentro le cioccolate, dentro il gelato, perché abbiamo isolato dei ceppi batterici che vivono quando le temperature si abbassano o si alzano. Così, quelli di noi che hanno uno stile frenetico, stressante, cattiva alimentazione, mangiando le cose, come dire, buone, si sta anche bene. Questo è lo slogan generale. Su questo ci sono degli interessamenti, evidentemente le tecnologie, le biotecnologie alimentari che stiamo portando là in quella provincia. Quel corso di laurea è svolto congiuntamente con l'università locale della Gene American Chess University. Noi sempre andiamo nei luoghi e collaboriamo con le università dei luoghi. Ecco, anche queste sono naturalmente delle iniziative che possiamo fare. Tutto ciò accanto ai nostri imprenditori, accanto ai vostri imprenditori. Così crescono i territori. E facendo crescere in questo circuito nuova imprenditoria, startup innovativa, con il coinvolgimento di chi fa l'imprenditore da tanti anni e chi, un pochino più giovane, ha il fascino di intraprendere questa carriera. Anche su questo, in Iran, non mi ricordo che parlavo con te, forse Mario, stiamo trasportando questa metodologia che abbiamo messo a punto nella mia università, la stiamo trasferendo in Iran. La prossima settimana starò a Buenos Aires e parlerò di questo. Anche su questo il sottoscritto personalmente è a disposizione e abbiamo generato una ventina di idee imprenditoriali su questi temi con tutti i giovani, dando posti di lavoro evidentemente e budget, milioni di euro che entrano di qua. Una quarantina di aziende sono oramai attive con questo processo. A disposizione vostra e completa anche sul tema più culturale della generazione di nuova imprenditoria. Ti ringrazio davvero tantissimo, Mario. Grazie. Io con la piacere ci spieghiamo per la prima volta fare un accordo tra voi due, se Ugo e gli altri salgono. Un accordo qua. Sì. È riservata all'università. Mentre scattiamo le foto vi invito a fare un buffet che si terrà, un aperitivo che si terrà a termine, dove potremo sarà una degustazione di prodotti tipici marchigiani. Il direttore Doralini ha parlato proprio di enogastronomia e avremo i prodotti tipici dell'azienda Sanificio Ciliegi. Assaggeremo il ciauscolo, che forse è il nome che più rappresenta le marche. Oltre ai prodotti del Sanificio Ciliegi, i vini dell'azienda biologica Ciucciuglio Frida e i prodotti della pasticceria Dolci Momenti qui di Potenza Piacere. 见到了华凯大区这么多的好朋友。 sono felicissimo, incontravo tutti questi bei amici marchigiani. 又来自体育界、文化界、工商界、教育界的朋友们。ci sono amici del turismo, del sport, dell'industria.
canzone. 郑州, Mark. 郑州, città di 郑州 e Mark. 今天的认识是一个良好的开端。 Questa è una bella iniziativa. 为我们共同关注的体育、文化。 per il nostro obiettivo comune, sport, commercio, 旅游, 经贸, e turismo e export. 总之, 为我们共同关注的事业, per il nostro obiettivo comune, 共同努力, sforziamo insieme. 前南河南郑州, 欢迎你, benvenuto, 郑州, 河南. 欢迎你，Benvenuti，Thank you，谢谢，靠一下，自己笑，自己可以，靠近一点儿，Grazie。